tutte Gialicorni! So che vi starete mettendo un po' d'ansia addosso da soli perché è maggio, studente fatti coraggio, siamo ormai quasi a metà maggio, per non dire che siamo a maggio, che mese siamo a maggio, esatto. E poi arrivo io fresca come un bocciolo di fiore dicendovi che sono stata bocciata e voi dite: ok Gianni, uno, mi stai mettendo ansia, due, cosa stai dicendo, tre, smettila di mettermi ansia. Nell'arco della mia esistenza su Ask ho ricevuto un sacco di domande riguardo come sei stata bocciata, quando sei stata bocciata, perché sei stata bocciata, i tuoi genitori come hanno preso che sei stata bocciata, tu come hai preso che sei stata bocciata, che scuola facevi prima di essere bocciata, che scuola hai fatto dopo che sei stata bocciata, è bello essere stati bocciati, come ti sei inserita nella tua classe, perché sei stata bocciata, non l'ho detto, boh. Ho ricevuto 78 miliardi di domande riguardo alla mia bocciatura. E dal momento che ho pensato, è maggio, studente fatti coraggio, magari c'è chi è a rischio bocciatura, le mie parole possono spronarlo, e magari chi è stato bocciato sa di essere bocciato, le mie parole possono spronarlo, magari chi non è stato bocciato ma comunque è curioso e vuole sapere perché sono stata bocciata e quindi mi vuole spronare. E comunque questo è l'argomento del video. Allora, io sono stata bocciata in prima superiore. Ebbene sì, non è stata una bocciatura in mezzo agli anni scolastici normali, ma prima, e ho rifatto la prima. E perché sono stata bocciata? La cosa è stata semplice, abbastanza intuitiva. Sono stata bocciata perché non studiavo, semplice, non studiavo, prendevo voti bassissimi e quindi sono stata bocciata. La cosa divertente però è che non è che sono stata bocciata a maggio, a giugno, lì comunque ai quadri di fine anno, no. Ho avuto tre debiti, latino, matematica e inglese, ho dovuto fare gli esami a settembre. La cosa bella è che per tutta l'estate alla fine continuavo a non studiare lo stesso, ho fatto gli esami di riparazione senza che sapessi qualcosa. Mi ricordo che all'orale di settembre, mi ricordo che ero andata con la mia ex migliore amica, mentre aspettavo il mio turno, fuori c'era il mio prof vecchio di scienze che mi fa: dai Gialista, speriamo di rivederci l'anno prossimo, che poi tra parentesi il prof se n'è andato in un'altra scuola. Chiusa parentesi. Io gli ho detto: guardi, preferirei essere bocciata perché andare in seconda senza saper niente, oppure pararmi il culo, come si dice, per poi non sapere lo stesso niente in seconda, preferisco restarmene nel mio ed essere bocciata, anche perché in quella classe in cui stavo non mi trovavo per niente bene, quindi preferivo essere bocciata piuttosto che stare in una classe in cui mi faceva schifo e andare in seconda senza capire realmente niente di quello che si sarebbe andato a fare. Ho scoperto di essere stata bocciata in una maniera un po' ambigua. Ero fuori con due mie ex amiche, che loro erano già state bocciate a giugno e si riscrivono nella stessa scuola per l'anno successivo. Stavamo uscendo, eravamo al parco, mi ricordo, finché mi arriva una chiamata. Rispondo: pronto, chi era? La mia amica Marta, quella che vedete nei video. E mi fa che era tutti quelli della mia classe che avevano i debiti erano stati promossi. Io ero tipo: what the fuck? Perché sapevo che era impossibile che io fossi stata promossa, perché avevo fatto degli esami da schifo, l'orale faceva schifo, avevo pure detto al prof che preferivo essere bocciata, quindi... Appunto, ero, mi stavo già disperando per la cosa opposta. Qual è? Ricontrolli i tabelloni, fanno: è stata bocciata, io ho fatto la festa dell'annuca. Quindi credo che la cosa sia stata un po' strana, perché tutti sarebbero messi a piangere, invece io no. Allora, come l'ho detto ai miei genitori, allora praticamente sono andata anch'io a vedere i tabelloni, perché mia mamma è sempre stata una di quelle persone che vuole sempre vedere i tabelloni, no matter what, lei vuole vedere i tabelloni. Quindi sono andata a vedere i tabelloni, lei ha guardato i tabelloni, quante volte ho detto tabelloni, e alla fine se l'aspettava, perché sapeva che ho fatto un anno di merda, sapeva che avevo fatto degli esami di merda, comunque mi fa che quest'anno me lo concedeva, me lo passava, però nel futuro non avrei più dovuto fare nessuna ca del genere. Mi sarei giocata anch'io io stessa il mio futuro, essendo bocciata 778 volte non è bello. Quindi così sono stata, questa è la mia storia della mia bocciatura. Io ero felice, i miei comunque hanno capito che si può sbagliare una volta nella vita, e ho sbagliato, anche se si mettevano lì a sgridarmi, a urlarmi contro, non è che la situazione cambiava. Io sono una persona, comunque anch'io, che la penso così: se ormai una cosa è fatta, è inutile che vai ad urlare, vai a batterci contro, ti ribelli, perché se alla fine la cosa è così non puoi farci niente, anche se ti urli contro quella persona
non è che cambia la situazione è quella, poi devi accettarla e andare avanti e prenderla come spunto per il futuro. Come mi sono trovata nella mia classe nuova? Nella mia classe nuova mi sono trovata benissimo, perché comunque era una nuova classe, non è che era una classe già preformata in cui le persone erano già amiche, c'erano già i soliti gruppetti, no? Mi ricordo che il primo giorno di scuola la prima persona con cui ho parlato in assoluto è stata la Deborah. Però mi sono trovata strabene. Se fossi stata bocciata in seconda, terza, quarta, credo che mi sarei trovata peggio, perché sono una persona che entra facilmente in una classe e diventa amica di tutti. No, sarei stata molto timida, quindi sono molto felice che questa cosa è successa in prima. Non ho nessun rimpianto. Anzi, credo che questa cosa mi abbia solo fatta migliorare, perché a scuola dopo ho ricominciato a studiare, ho capito più cose, mi sono trovata in classe con delle persone meravigliose. Se voi siete nella mia situazione, quindi credete di essere bocciati, non... io mi sono riscritta nella mia stessa scuola, comunque nello stesso indirizzo. Se sapete che comunque quello è il vostro indirizzo, ma avete avuto un anno un po' difficile, non avete avuto voglia di studiare, ma sapete che quello è quello che realmente volete fare, andate avanti, fatelo, non lasciatevi influenzare da quelli che vi dicono che magari non ne siete all'altezza. Se invece avete scoperto che non è quello, non avete paura, non dovete avere paura di cambiare, non dovete avere paura dei vostri genitori. Se invece avete studiato tanto e non riuscite ad arrivare al vostro obiettivo, cambiate, cambiate proprio, perché se studiate e non riuscite ad arrivare dovete cambiare, perché quello non è il vostro obiettivo. Non dovete avere paura della bocciatura, non dovete avere paura che qualcuno vi possa considerare meno intelligenti, perché non è una bocciatura che rende una persona intelligente. Io sono fermamente convinta che la scuola è utile per il proprio futuro, perché lì ti fai il tuo bagaglio culturale, la scuola ti dà un bagaglio culturale che niente ti potrà dare, nessuna cosa, nessun ambito potrà darti il bagaglio culturale che ti dà la scuola. Come la vita in generale ti insegna delle cose, la scuola ti insegna altre cose. Come la scuola non può insegnarti la vita non può insegnarti la scuola. Chi dice che la scuola non serve a niente sbaglia palesemente, a mio parere, perché comunque ci sono delle cose che se non vai a scuola si vede che non ci arrivi proprio, non ci arrivi. Però allo stesso tempo una persona non è migliore di un'altra a livello proprio di valore se va a scuola o no. Io che vado a scuola non sono migliore a livello personale di rispetto a una persona che non va a scuola, perché comunque il valore di una persona non si basa sui ragionamenti culturali, sulle informazioni storiche e geografiche che ha. Un valore di una persona si basa sulla sua mentalità e come la pensa. E sì, la scuola dà un input per far crescere la propria persona, ma è tutto il resto che la fa crescere. Quindi se voi volete lasciare la scuola, non certe più, fatelo, lasciatela. Magari volete fare l'estetista e non fate 3 anni di scuola di estetista, prendetevi un diploma in quell'accademia che dura 1 anno. Oppure non credete che la scuola adesso sia adatta a voi, ma volete riprenderla fra 1 anno, fate 1 anno sabbatico. Scuola non deve essere un'ansia, ma deve essere un luogo in cui voi siete felici di andare. Ovvio ci sono dei momenti di ansia, perché è la scuola, però non deve essere quell'ansia che vi provoca il male di vivere. In questo periodo sto diventando un'ansia anch'io, sto diventando un po' una psicologa. Volevo fare il liceo, quindi faccio il liceo. Io ho scelto di fare il liceo delle scienze umane perché volevo fare il liceo ed era l'unico che mi piaceva. Mi sono iscritta credendo che non si facesse niente, invece no. Invece il liceo delle scienze umane è un po' sottovalutato, si crede che sia troppo facile. Nel biennio è una cagata ed è facilissimo, lo ammetto, ma dal terzo anno in poi basta, la vostra vita sociale finisce come è iniziata, finisce, se non è mai iniziata, non inizierà mai. Spero che il video vi sia piaciuto e al prossimo, ciao!